Sindaco, nuovi servizi, cambia anche l'organizzazione interna, tutto per migliorare l'efficienza del comune, sia dal punto di vista interno che anche per i cittadini. Assolutamente sì, un nuovo servizio informatico che consentirà per esempio subito ai cittadini di poter protocollare la posta in entrata da tutte le sedi decentrate del comune e quindi attraverso il sistema informatico la posta che appunto entrerà dalle sedi decentrate sarà automaticamente all'interno del sistema informatico generale del comune. Inoltre questo nuovo sistema di informatizzazione ha consentito l'informatizzazione di tutti i beni comunali, dell'inventario dei beni comunali, quindi del settore patrimonio, del settore economato e del settore stato civile. Inoltre abbiamo attivato tutta la procedura per la carta d'identità elettronica, aspettiamo le autorizzazioni di rito da parte della Prefettura e del Ministero degli Interni. Abbiamo attivato tutte le, già sono efficaci la procedura del cedolino elettronico per i dipendenti comunali. Un elemento determinante è la messa in sicurezza di tutto il sistema. Quindi abbiamo noi ad Agrigento al Comune un sistema a stella, il cui nucleo essenziale era collocato nella sede di Via Gallo e che abbiamo trasferito, aggiornando e modificando con computer e server più all'avanguardia, nella sede centrale. Questa messa in sicurezza del sistema informatico comunale è stato determinante per poter avviare poi tutta una serie di attività.